Buongiorno, signora Teresa. Buongiorno, buongiorno. Caro Don Giovanni. Sì, buongiorno, buongiorno. E vostra figlia? E vostra madre? Beh, e che c'entra mia madre? Non c'entra. C'entra? Sì, sì, c'entra, c'entra. Pensateci bene, vedete che c'entra. Non vedo la ragione. No, lui sa il motivo per cui ci contrastiamo sempre. No, non è la prima volta. E con la faccia tosta domanda, è vostra figlia? Sì, è stata una domanda innocente. Non mi aggredite, che signor... Giovanotto, io vi ho avvertito 1 miliardo di volte. E questa è l'ultima. Lasciate stare mia figlia. Non la guardate nemmeno. È chiaro? Uomo avvisato e mezzo salvato. Giusto, avete ragione. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Signora? Un momento. Signor, c'è il dottore. Ah, sì, scusate. Carissimo dottore. Buongiorno, signora. Accomodatevi. È il mio padrone di casa, il mio inquilino. Altamura. Croce. Strada. Sì, sì, il poeta Strada. E pensare che anch'io ho studiato medicina. Ah, sì? Mio padre era medico, io ho fatto fino al secondo anno di medicina. Ma poi il teatro. Siete artista? Sì e no, sì e no. Lasciai la medicina per dedicarmi al teatro, ma non fu mai possibile sfondare. Recitai da dilettante fino a quando era vivo mio padre. Ho fatto pure il generico in diverse compagnie di professionisti. Ma guadagnavo poco, dottore. Così lasciai il teatro per dedicarmi alla letteratura. Siete scrittore? Sì e no. Sì e no. Voglio dire che non sono ancora riuscito a far pubblicare le mie poesie, ma non appena il volume sarà messo in vendita, faccio soldi e mi do al teatro un'altra volta. Sì, la strada mia è quella. Sento che devo insistere. Caro dottore, sapete che cosa è veramente difficile per un attore? Veramente no. Ridere o piangere sulla scena. Sì, quando un attore riesce a perfezionarsi nel riso e nel pianto, può dire di essere diventato qualcosa di buono. Io, per esempio, sentite come rido. Quando? Adesso? 5 minuti soltanto. Voglio darvi un piccolo saggio, dottore. Dottore, sì, 2 minuti. Sì, quando si dice si ride. Ci sono diversi modi di ridere. Sì. C'è la risata dell'uomo tranquillo, beato, ottimista. Colui il quale vede il mondo color di rosa e ride presso a poco così. Ma prego, dottore, accomodatevi. Vi voglio dare veramente non ho tempo. Non un posso... minuto solo, dottore. Venite. Abbiate pazienza, siete una persona intelligente. Si tratta di pochi minuti. Un piccolissimo giudizio, tanto per... Dunque. La risata dell'uomo ottimista. So. La risata ironica, sì. La risata di chi prende in giro l'umanità. Ah, ecco. Ma... Bravo, bravo, cioè, bene, bene. La risata amara, sì. La risata di colui il quale si macera dentro. La risata dell'idiota. La risata dell'idiota. Bravo, veramente bravo, veramente bravo. E adesso voglio vedere se riesco a commuovervi con il pianto. No, ma il dottore non può perdere tempo. Un momento solo, vi prego, signore. Il dottore è una persona intelligente, io ci tengo al suo giudizio. Dunque, dottore, c'è chi lo fa con la cipolla. Con la cipolla? Sì, sì, molti attori, attori gigioni dell'Ottocento, sì? Nascondevano la mezza cipolla nel fazzoletto e al momento opportuno provocavano l'arrossamento degli occhi e le lacrime. Sì. Erano mezzucci, dottore. Sì. Invece io piango con le lacrime vere. Sì. Ah, veramente? Ho bisogno solamente di qualche attimo di raccoglimento, eh? Sì. Beh, ma... Siccome ho fretta, ecco. No, dottore, per favore, non dovete parlare perché sennò rompete l'incanto. E io faccio lo sforzo. No. Non so cos'è, ma oggi non mi viene. Non vi viene. Se non mi viene, se ne parla un'altra volta. Devo pensare a cose tristi. Sì. Dunque. Sono un povero infelice. Senza padre, senza madre.
Non ho i soldi per pagare la padrona di casa. Eh no, a me mi dovete pagare. No, Luigi, signor, non mettiamo signor, signor, vi pago, sì, signore, vi pago, ma adesso lasciatemi fare, per favore. Scusate, mi interrompete. Non interrompete, ecco. Non ho i soldi per pagare la padrona di casa. Vada voi. Ma io veramente non ce l'ho. La miseria. La guerra. Gli ospedali. Arriva tu. Arriva. Gli ergastolani. I poveri negri. Ecco, i negri. Sì, veramente piange. Non ho capito, sì, ma veramente. Sì, sì, piange. Vedo. Ah. Oddio, la crisi. Che ve ne pare? Ah, bravo, veramente bravo. Don Luigi, a colazione vostra sta entrando. Vado, capisco, sono importuno. Tutto scusate, mi si è rubato un po' di minuti al vostro tempo prezioso. Ma niente affatto, complimenti. Grazie. Un saluto, caro dottore. Arrivederci. Scusate, dottore. Signor Giovanni? Signor Giovanni? Dite la verità, vi ho commosso. Voi fate bene. Sono un grande attore. Siete un pazzo. Un salutino a vostra figlia Evelina. Scherzate col fuoco. Lo so, voi mi volete bene. Non vi illudete.